sogno fra i grattacieli. Forse King Kong non si staglierebbe in modo così prepotente nella nostra fantasia se non avesse avuto un Empire State Building da scavare. E Woody Allen non sarebbe diventato un simbolo della contemporaneità senza lo skyline dell'amata Manhattan davanti alla sua panchina. Come farebbe Spider-Man se non potesse gettare le sue ragnatele fra le vette e gli abissi dei grattacieli di New York? Persino Harry Potter, in uno degli ultimi film della fortunata saga, lascia il castello di Hogwarts per difendere dalla minaccia di Voldemort i grattacieli della Nuova Londra, primo fra tutti il Gherkin, il famoso cetriolo di Norman Foster. Le architetture dei palazzi verticali nelle metropoli moderne hanno trovato un eco sorprendente nella letteratura fantastica, nel cinema e nei fumetti, soprattutto americani, dai sogni di Little Nemo ai mondi extraterrestri di Flash Gordon, fino ai voli colorati di moltissimi supereroi. In questo inizio di XXI secolo, anche i milanesi guardano con meravigliato stupore i riflessi, i bagliori, le luci di nuovi e nuovissimi grattacieli che stanno cambiando il profilo della città sotto il tradizionale cielo di Lombardia. Sfogliando queste pagine, sulle quali molti bravi fotografi hanno trovato punti di vista inediti per la città degli anni 2000, la fantasia prende il volo. E io, che fra le nuvole dei fumetti ci vivo, dove immaginerei di vedere i supereroi americani se decidessero di fare una passeggiata nel cielo milanese ormai colonizzato da un discreto numero di grattacieli? È Superman! Così gridavano verso la fine degli anni 30 gli abitanti di Metropolis, autentica capitale dell'immaginario americano, quando vedevano volare fra i grattacieli il loro concittadino, primo dei moderni eroi in costume, ideato nel 1938 da Jerry Siegel e Jerome Schuster. Oggi anche a Milano ci sono altezze da brivido e da sogno. Fra vette d'acciaio e pareti di cristallo, l'immaginazione lancia i suoi richiami. Guardando all'insù dal vertiginoso cannocchiale di Piazza Gaia Aulenti o tra le sinuose onde azzurre di Palazzo Lombardia, proprio lì vedrei una scia rossa e blu che si disegna a super velocità nel cielo italiano. Un lampo e il sogno è già scomparso. Se in trasferta a Milano invece ci venisse Batman, il giustiziere incappucciato creato nel 1939 da Bob Kane e Bill Finger, sceglierebbe i grattacieli storici della città, che gli ricordano l'architettura un po' retro della sua Gotham City. Me lo vedo appostato nell'ombra, sui grossi puntelli che sostengono la Torre Velasca, mentre guarda cupo verso le luci scintillanti degli alti palazzi di Porta Nuova. Sono certo che preferirebbe anche fare la sua comparsa sulla sommità della Torre Filaretiana al Castello Sforzesco o sulla Torre Branca al Parco, facendo sventolare il suo nero mantello nel cielo notturno piuttosto che scalare i grattacieli troppo avveniristici del portello della Riksfiera. Invece Spider-Man, l'uomo ragno, nato nel 1963 dall'inesauribile fantasia di Stan Lee e Steve Ditko, aggrappato alla guglia dell'Unicredit Headquarter A, ce lo vedo benissimo. Da qui potrebbe fare un giro d'orizzonte e scegliere in quale direzione lanciare le sue ragnatele, magari verso i grattacieli Aria, Solaria e Solea del quartiere Porta Nuova Varesina, balzando e oscillando tra le diverse altezze, per concludere sulla cima inclinata del diamante e scendere poi in scivolata sulla sua superficie in vetro e acciaio, saltando sull'Hotel Principe di Savoia, dove riprenderebbe le sembianze del giovane turista Peter Parker. Divertimenti da supereroe, che a noi umani è solo concesso immaginare. Il bosco verticale sarebbe la location prediletta da Wolverine, il più selvaggio fra gli X-Men, ideati da Stan Lee e Jack Kirby nel 1963, e poi ricreati da molti altri autori, fra cui Len Wein, David Cockrum, Chris Claremont e John Byrne.
Me lo immagino mentre si arrampica sui terrazzi, magari conficcando nelle pareti i suoi artigli di adamantio, il metallo duro come il diamante che ha rimpiazzato il suo scheletro. Servono spiegazioni? Per poi sbucare tra il fogliame di una delle migliaia di piante e arbusti che formano questa singolare, innovativa giungla cittadina. Lui è istintivo e civilizzato, moderno e ancestrale. Magari ha scelto di abitare proprio lì, in una foresta coltivata, a diverse decine di metri, sulle strade congestionate di traffico. Quanto al nostro King Kong, se il gorilla gigante visitasse la Milano degli anni 2000, credo che porterebbe la bionda di turno a vedere la città dalla cima della torre Isozaki, che si erge sopra gli spazi della vecchia fiera campionaria, da dove agli inizi del secolo precedente si levavano in volo palloni aerostatici e dirigibili dell'Expo milanese 1906. Proprio da quelle parti, in via Buonarroti, è di casa un eroe newyorkese di origini italiane, il professor Martin Mister, creato nel 1982 da Alfredo Castelli, di grattacieli Settembre, e forse sta già studiando la mappa tonda di Milano, che non a caso ricorda quella dell'Atlantide platonica, per scoprire se c'è un misterioso disegno nella disposizione dei suoi nuovi grattacieli.